Le giornate si sono accorciate, credo che ce ne siamo accorti tutti. Dunque, a meno che tu non vada a correre la mattina presto o all'ora di pranzo, l'unico momento che ti è rimasto per farlo è quando il sole è ormai tramontato. Forse non il massimo, ma cerchiamo di capire come essere preparati e come godersi al massimo anche questa esperienza. Oggi parliamo quindi di come correre di notte. Un invito che faccio spesso è quello di imparare ad apprezzare le diverse dimensioni della corsa. Certo, ognuno di noi ha le sue preferenze. A me, ad esempio, piace correre in natura con il sole che mi bacia il corpo e la faccia. Ma ahimè, questo non è chiaramente sempre possibile. Tuttavia, ho imparato a godere delle mie corse a prescindere dalla situazione in cui mi trovo. Anzi, ho imparato ad apprezzare il fatto di correre in scenari sempre differenti, perché questo mi dà modo di apprezzare sensazioni diverse. Ed è quello che invito a fare anche a te. Se l'unica scelta che hai è correre in notturna, non farne un dramma, ma impara ad apprezzare e a godere di questa situazione. Correre quando è già buio può essere infatti un'esperienza fantastica, se la sappiamo approcciare nel modo corretto. E per farlo ecco qui i miei consigli per goderti le tue corse notturne. Consiglio numero 1: non fate i ninja, a meno che non lo siate. Fondamentale quando si esce a correre in notturna è essere visibili, quindi vestitevi di conseguenza. Il mercato offre ormai diverse soluzioni, da luci segnaletiche a braccialetti fluorescenti, a pettorine e loghi riflettenti. Fatene uso, non date mai per scontato che devono essere gli altri a vedervi, rendetevi visibili. Del resto non state facendo nulla di male, no? Consiglio numero 2: munitevi di una lampada. Che decidiate di usare il telefono, una torcia a mano o una lampada frontale, è fondamentale che vediate dove mettete i piedi. Anche qui, mi raccomando, non sottovalutate questo consiglio. È inutile rischiare una storta o un infortunio solo per non avere la noia di portarsi dietro una lampada da pochi grammi. Essere sicuri della strada che state facendo, avere la possibilità di illuminare altre aree del percorso se necessario, è fondamentale. Ne va della tua sicurezza e della tranquillità della tua corsa. Consiglio numero 3: corri in posti conosciuti. A meno che tu non ti senta particolarmente avventuroso, l'uscita in notturna non è il momento migliore per sperimentare nuovi percorsi. Corri in un luogo che conosci bene, se è illuminato ancora meglio, così potrai rilassarti, concentrarti al meglio sul tuo allenamento. Consiglio numero 4: sappi godere dell'atmosfera che ti circonda. Per quanto non tutti la sappiano apprezzare, l'uscita in notturna può avere il suo fascino. Godersi la corsa è uno dei principi al centro del metodo correre naturale. Sapersela godere in ogni condizione, però, non è qualcosa di scontato, ma un'abilità che va acquisita e allenata. Correre in notturna, per quanto possa sembrare una situazione scomoda per molti, può regalare invece moltissime soddisfazioni, se approcciata nel modo giusto. Una volta seguiti questi consigli, una volta che vi sentirete sicuri, allora vi invito a godere di questa situazione. Di notte ci sono meno persone, rumori diversi rispetto al giorno, suoni e richiami che non avete la possibilità di ascoltare in altre occasioni. Non possiamo più fare tanto affidamento sulla vista, senso di cui abusiamo durante la quotidianità. Dobbiamo orientarci utilizzando altri sensi. L'udito deve essere ancora più attento, la nostra abilità propriocettiva ancora più sensibile alle variazioni del terreno, al fine di appoggiare il piede sempre nel modo giusto. Di norma la notte c'è anche più silenzio, il rumore del respiro diventa più evidente e questo può aiutarvi non poco a regolare la vostra respirazione nasale. Correre al buio è davvero un allenamento supplementare per corpo e mente, e se ne avete la possibilità di farlo in sicurezza, ogni tanto ve lo consiglio. Vi può stimolare e vi può addirittura rendere corridori migliori. Mi rendo conto che non per tutti questa sia una scelta e che molti di voi sono obbligati a correre la sera, la notte o la mattina presto. In ogni caso, ciò che è importante è che non dovremo permettere a situazioni tali di rovinare la nostra amata corsa.
Piuttosto è necessario un cambio di paradigma, è necessario chiedersi che cosa la situazione o la condizione in cui ci troviamo a correre possa darci di buono. Come approcciarla per non subirla, ma trarne vantaggio. Quali allenamenti possa favorire e quali aspetti della nostra corsa possa aiutarci a migliorare. Con questi pensieri dobbiamo uscire di casa ogni qualvolta ci prepariamo ad un nuovo allenamento. E allora vi saluto, vi auguro buone corse in notturna e mi raccomando, godetevele.